al fatto, a una crescita in un determinato luogo piuttosto che ad aver subito determinate cose, ma c'è anche proprio un richiamo ad altre tematiche come possono essere quella dell'inquinamento, quella della difesa dell'ambiente. Quindi hai messo un po' anche dei temi che ti erano magari cari in questo libro, hai voluto unire tutto facendo un... Sì, perché comunque parlando di degrado alla fine... Volevo sottolineare in un certo senso quale fosse il contesto, non solo nel quale la protagonista fosse inserita, ma nel quale l'intera società fosse inserita. Quindi alla fin fine, non per essere disfattisti, ma dovendo pensare ad un futuro, sono andata in un certo senso a cercare di capire quali siano gli aspetti che già oggi forse non vanno come dovrebbero e in un certo senso come potrebbero ritrovarsi in un futuro. Io vi ho voluto vedere chiaramente un peggioramento, quindi un peggioramento dal punto di vista dell'inquinamento, un peggioramento in merito per esempio anche al maltrattamento sugli animali, piuttosto che un peggioramento per quanto riguarda i valori umani. Quindi l'ho voluta vedere in un certo senso in una chiave un po' al negativo, ecco, piuttosto che al positivo. Sì, tra l'altro sembra proprio che anche il peggioramento delle condizioni di vita, o meglio, il peggioramento degli atteggiamenti dell'uomo stesso sull'uomo siano strettamente collegati alla poca attenzione che l'uomo stesso ha per l'ambiente, per ciò che lo circonda. Sì, perché... Sembra che proprio peggiori, perché peggiora l'ambiente, quindi peggiora. Esatto, una sorta di circolo vizioso alla fine, no? Come se fosse una sorta di catena alimentare di stampo culturale, però. Quindi in un certo senso l'uomo che peggiora dal punto di vista comunque morale, dal punto di vista della considerazione dell'altro, è chiaro che debba comunque divenire ad un minor rispetto anche per l'ambiente che lo circonda. E, diciamo, Jen è prigioniera di questa cupola, che dà l'impressione di essere un ospedale psichiatrico, una sorta di... un ospedale invece dove fanno degli esperimenti addirittura sugli esseri umani, no? Sì, è una sorta appunto di ospedale, proprio l'ho visto così, dove si muovono queste persone accanto a dottori più o meno belli, più o meno con un passato tutto da scoprire, esatto. Che non si scopre già anche qua subito nelle prime pagine, però è sempre difficile parlare di un libro che è a sfondo noir senza fare troppo spoiler. Esatto. Quindi, la cupola, sì. Ecco, come è nato questa idea di cupola? Perché proprio un ospedale, cioè poteva essere una prigione, poteva essere qualsiasi cosa, tu l'hai proprio creato come se fosse, un di medici, di infermieri e di gente che lì dentro non si sente però curata, ma deve fuggire per poter essere veramente salva. Esatto, no? Esatto. Quasi un paradosso. Sì, diciamo che comunque la questione della presenza della cupola in queste vesti mi serviva anche in un certo senso per comunque andare poi ad imbastire un intreccio politico che infatti, chiaramente, esatto, che chiaramente poi mi doveva fare da base, diciamo, per quello che la struttura della cupola, così come giustamente chiaramente lei la intende, è esattamente questo. Diciamo che io l'ho voluta rendere in termini materiali, anche se poi in realtà alla fine viene quasi più ad essere una gabbia mentale, perché la stessa Jen, se anche probabilmente, anche quando non stava nella cupola, in realtà Serena non era, per cui in un certo senso la sua condizione psicologica non è che sia cambiata granché. Sì, poverina, gli è successo un po', sì, decisamente, sì, chiaramente un passato sfortunato che è andato chiaramente ad incidere su di lei. Lei che chiaramente vorrebbe quello che vogliono alla fine tutte le brave ragazze, diciamo. Esatto, l'amore incondizionato, la serenità. Probabilmente purtroppo si appoggia alle persone sbagliate che insomma una dopo l'altra alla fine finiscono per abbandonarla, per cui lei si ritrova davvero un po' in difficoltà anche per restare in piedi. Senti, com'è nato questo personaggio? Come Giorgia ha lavorato sul personaggio di Jen, che è molto complesso fin dal nome? Sì. Tu spieghi anche da dove arriva sì, questo nome. Sì, il nome è abbastanza altisonante. La protagonista si chiama Jennifer May Augusta, quindi insomma addirittura la presenza di tre nomi dati completamente solo, cioè di propria volontà dalla madre, che è comunque la classica comunque donna altolocata per bene, estremamente acculturata, estremamente delicata, quasi una donna ad altri tempi, che quindi decide in un certo senso di dare questo nome complesso alla figlia proprio perché la ritiene una cosa preziosa, diciamo, no?
questo nome dato così sta proprio ad indicare che non è la classica assassina, in realtà ha tutta una serie di caratteristiche che potrebbero ben collocarla da un'altra parte, all'interno di un'università in cattedra, piuttosto che come donna d'affari, quindi insomma la perfezione, diciamo, del bon ton, di quello che la buona società potrebbe volere da una donna altolocata. In realtà purtroppo tutte queste caratteristiche confluiscono poi in una mente criminale. Tra l'altro mi preme sottolineare che lei non si sentirà mai in colpa per tutta questa serie di... nel senso che nemmeno una volta, in realtà, all'interno di questo libro, o comunque all'interno del suo percorso, la sentirete dire mi sento in colpa per, mi dispiace per. Non dico che lo ritenga quasi un suo diritto acquisito, quello di potersi vendicare, però in un certo senso forse è come se rispondesse a dolore con altro dolore. Ecco, tu ieri stavamo parlando di un libro totalmente diverso, parlavamo di Matrice X, che è un libro di fantascienza, e avevo sottolineato all'autore, a questo ragazzo che ha scritto Matrice X, ad Alberto, avevo sottolineato come lui andasse a descrivere tutti i personaggi o tutte le comunità che si andavano a incontrare nel libro sotto diversi punti di vista, come a voler dire guardate che non c'è un punto di vista univoco, non tutti sono o buoni o cattivi, certo. Cosa che si trova molto spesso anche in tanti noir, i punti di vista diversi, perché un assassino non per forza è un assassino perché è cattivo, perché è il male, ma perché arriva a queste condizioni per tutto un percorso particolare. Tu hai detto, volevi dimostrare che la tua assassina è arrivata lì per una serie di situazioni, però proponi solo il suo punto di vista, ti interessava soltanto quello che ti diceva lei? Sì, sostanzialmente sì, perché in un certo senso era come se il punto di vista degli altri già in un certo senso lo conoscevo, no? Perché insomma presentando, diciamo, io mi sono molto immedesimata, no, alla fine nella situazione, in un certo senso è come se lei già sapesse. Così, eh? No, però non ho nessuna arma nascosta nella borsa, lo giuro. Ancora, l'editore è ancora vivo, per cui direi che ci siamo salvati. In un certo senso lei stessa purtroppo non è interessata a conoscere il punto di vista degli altri, probabilmente perché sa già quale sarebbe, e quindi parte da questo punto di vista, pensa, beh, ma perché mi dovrei difendere? Sarei perdente in partenza, probabilmente, no? Alla fine, tra magari il perbenismo che potrebbe incontrare, tra... come se non le fosse permesso in un certo senso di spiegare nulla di più. Lei, diciamo che ci prova a spiegare qual è il suo punto di vista, nel contempo è anche un tentativo per lasciare una memoria scritta del luogo nel quale è prigioniera, quindi è come se facesse anche un po', si facesse un po' anche portavoce per quanto riguarda gli altri che vi sono prigionieri, come se fosse soltanto lei in grado di avere una voce per quello che è. Ascolta, tu hai detto che sei partita in un certo senso dalla fine. Sì. E hai costruito un racconto che appunto, ritorniamo, principalmente un noir. Sì. Però, come dicevo all'inizio, un noir difficile da identificare immediatamente come tale. È vero. Anche qui è stata una scelta tua, cioè non è un noir puro, un noir che ha delle commissioni ma che proprio con il noir non c'entrano assolutamente niente, no? È anche molto narrato, non che il noir non sia un narrato anche dal punto di vista psicologico, ma quasi intimistico, quasi con questa sempre ricerca da parte di quella che è un'assassina dell'amore puro, no? Di qualcosa che fa pugni con quello che in realtà sì. fa nella vita di tutti i giorni, nelle vite di tutti i giorni. È vero. Anche questa è stata, l'hai pensato così? O ti è venuto perché partendo dalla fine, facendo il tuo percorso a ritroso, ti è venuto spontaneo? Cioè, c'è stato proprio, è una cosa che ti è nata, come si dice, di pancia, perché certo. Arrivava così, oppure l'hai proprio pensato in questa maniera e non volevi che fosse altro? No, in realtà è proprio una cosa che è nata di pancia, se devo essere sincera. Infatti so che ho un po' paura, perché essendo lei, insomma, un'assassina, no, non voglio dire che abbia qualche cadavere nella molto, casa. Questo che esatto.
giuro, non ho nessun cadavere dentro casa, per cui non ho neanche intenzione di... Magari nella cupola. Esatto. No, diciamo che è stato proprio un percorso molto interessante anche per me, nel senso che in realtà quando ho iniziato a scriverlo non sapevo assolutamente nulla anche cioè, per quanto riguardava comunque il passato di lei piuttosto che il suo percorso. È un percorso che si è costruito piano piano, cioè più aggiungevo un passaggio più ne arrivavano altri in successione. Quindi io avevo soltanto, diciamo, nella testa chiaro il suo personaggio, il personaggio comunque che poi le fa perennemente da spalla in tutto il romanzo, ed è in un certo senso è come se mentre scrivevo il romanzo i due comunque dialogando a livello di vita, a livello mentale, a livello di passione, andassero poi a costruire l'intreccio del romanzo. Quindi sia stata una cosa molto particolare, devo dire. Sì, molto, è vero. Tant'è che infatti, se devo essere sincera, quando all'inizio ho pensato di potermi, diciamo, calare nelle vesti di scrittrice, in realtà la mia idea sarebbe stata quella di scrivere un romanzo d'amore. Come io sia poi arrivata ad una scia di sangue, questo no, è infatti, tutto da capire. Sempre più paura, infatti, questa esatto. Cosa. Però, forse sto un po' cambiando anche io, sto scherzando. Però è vero, c'è questo personaggio che le fa da spalla. Sì. C'è questa ricerca dell'amore, nonostante la situazione particolarmente cruenta, comunque... violenta no, perché non è che sia una situazione violenta, è una situazione che... Ah, se fossi in lei e dovessi rispondere, diremmo assolutamente sì, di no, violenza non ce n'è. Assolutamente no. No, ma è sempre tracciata in punta di penna, certo. Abbiamo... Ma la ricerca dell'amore, che dovrebbe basarsi sul rapporto comunque tra due persone, sì. Tu hai parlato giustamente di una spalla qui, no? Sì. Ma il rapporto stesso tra uomini e donne in questo libro è sempre di una problematicità assurda, come sì. Dire... l'amore c'è, però lo voglio raggiungere, ma... È vero, è vero. E allora come le... È la verità. Ma allora, devo dire che questa è sicuramente una mia ottica personalissima, nel senso che io sono sempre convinta comunque che l'amore sia quel qualcosa che ha queste magnifiche caratteristiche, sì vabbè, però poi trovano, così per davvero, no? È come se fosse una sorta di concetto filosofico ottimamente ben delineato, perché... Da lì non si sfugge, no? L'amore vero è questo, ok. Però poi la vita reale spesso non ti propone esattamente questo modello. Questo mio personaggio, ma un po', questo devo essere sincera, è una cosa che mi corrisponde, questo mio personaggio decide di non arrendersi di fatto mai, in realtà, perché non è sicuramente una donna che si arrende, no? Continua a cercare questo qualcosa, lo cercava comunque quando era giovane nella sua famiglia, lo cerca quando incontra quest'uomo, lo cerca magari in un eventuale rapporto di amicizia con quelli che sono gli altri degenti prigionieri, chiamiamoli così, lo cerca nel rapporto magari con la natura, con gli animali, cioè lo cerca dappertutto, senza mai arrendersi, nella speranza davvero prima o poi di trovare quello che corrisponda a questo concetto così bello, così puro che lei ha in mente. Che lei ha in mente. Senti, io sono un po' fissata con i nomi propri, ammetto, ma e mi ricollego a questo fatto del rapporto uomo-donna e del rapporto comunque di un rapporto d'amore che può essere un amore passionale, un amore come può essere tra due compagni, un marito, una moglie, e un rapporto padre-figlio, padre-figlia oppure madre-figlia. Il nome del padre. Cioè tu l'hai chiamato Otello. Sì. Ma ora, anche questo, vero? Io sono fissata di mio, quindi certo. La prima cosa che ho pensato è Shakespeare, no? Sì. La prima cosa che... Ma più che altro perché lui è un criminale incallito. Esatto, lui è veramente. Lui è proprio pessimo, sì. Nel senso che di peggio probabilmente non si sarebbe potuto trovare. E tra l'altro è terribile questo fatto della moglie così, questa donna così delicata, come tu dicevi, sì. Che ne succube in maniera. Sì, 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 assolutamente. Diciamo che appunto la madre della protagonista è stata in un certo senso attratta un po' dall'uomo cattivo, che poi di fatto cattivo è rimasto, nel senso che non è che l'amore lo abbia poi cambiato, no? Quindi si chiama Otello proprio per questo, perché io volevo delineare un personaggio che fosse forte anche nel nome e quindi in un certo senso mi dava quest'idea di, no? Il fatto che appunto lui sia un criminale incallito che di fatto conosce soltanto la violenza piuttosto che tutta una serie di cose negative, ho capito che si sarebbe stagliato comunque alla perfezione
con i personaggi femminili, che deboli sicuramente non sono. No, assolutamente, anche se lo sembrano. Lo sembrano, sì. Lo stesso ritmo della narrazione di Jane la fa sempre apparire quando tu la leggi come debole, poi invece vedi che fa più caldo. Sì, esatto. Tra l'altro ho dovuto fare anche un ragionamento di tipo stilistico quando ho scritto questo libro, perché mi sono resa conto che in alcuni passaggi tendevo ad essere abbastanza dura, no? Anche proprio come dialettica, come utilizzo del fraseggio, piuttosto che... però l'idea era proprio quella, cioè dare comunque l'idea di questo ritmo incalzante, non solo perché lo volevo questo risultato a livello narrativo, ma anche perché era proprio il cervello della protagonista che andava così velocemente. Cioè, la classica donna che sta pensando qualcosa, nel contempo sta ragionando su qualcos'altro e forse sta cercando una soluzione per una terza cosa ancora. Quindi il ritmo incalzante della narrazione probabilmente anche per questo, no? Sì, però è proprio anche i termini che usa la protagonista quando parla, sì. Fanno pensare a tutto fuorché a qualcuno che sta pensando che qualcuno sia un'assassina poi alla fine, no? Sì. Perché anche questa pacatezza, questa quasi remissività anche sì. nel proprio nel fraseggio, nel anche quando lei si giustifica sembra remissiva. Sì, cioè, è come se in un certo senso poi quello che va a fare, quindi il fatto di sostanzialmente fare secco chiunque le dia fastidio, perché alla fin fine il discorso è quello, in un certo senso è come se rappresentasse la metà che lei non può controllare, perché di fatto è vero, una ragazza comunque remissiva, che comunque parla bene, che ragiona bene, che insomma, che in apparenza sembra una alla quale tu dici qualcosa ed è lo esegue. Di fatto però comunque poi si trova ad avere questi atteggiamenti di violenza che non le corrispondono, o forse addirittura le corrispondono talmente bene che probabilmente in realtà forse la questione è proprio quella. Cioè io l'ho vista così, è talmente per bene che alla fin fine forse qualcosa di storto deve avere per forza. Dovrebbe essere un po' per male. Esatto. Senti, come unisci e come ti sono nate queste due passioni così distanti del diritto e della scrittura creativa? Sì, vabbè, il diritto chiaramente come percorso di studi, nel senso che comunque io arrivo da giurisprudenza, per cui poi sono stata un praticante legale per molti anni a Milano, per cui diciamo che l'ambiente del legale, del diritto, è sempre stata una mia grande passione. Per cui sicuramente questo. La questione della scrittura creativa è anche quella, perché io arrivo comunque da un classico dove alla fine il potere della parola ci è stato insegnato per 5 lunghi anni, per cui insomma non ti potevi permettere di utilizzare una virgola nella maniera sbagliata perché non ne saresti uscita viva. Quindi in un certo senso sono state due cose che ho voluto coltivare e che ho continuato a coltivare. Dopo, comunque anche durante l'università, ma anche durante il liceo, poi ho voluto partecipare a diversi concorsi letterari, per cui sono cose che ho portato avanti. Sì, sono cose che ho portato. Poi qualche anno fa sono riuscita anche ad ideare un concorso proprio per scrittori al Mitra di Cesano, per cui è stato... Anche questo, infatti mi ha incuriosito questa cosa, so che non c'entra con il libro, ma c'entra con il tuo percorso e con quello che sì. fai. Questo concorso per l'Unitre? Sì, io ero lì una docente di diritto, nonché di scrittura creativa, e la mia grande... Allora, premettiamo che io di solito sono una di quelle che quando desidera qualcosa fa di tutto per riuscire ad ottenerla. Detto così può sembrare brutto. Mi continua a fare sempre più paura. Detto così può sembrare brutto. Ci allontaniamo. Detto così può sembrare brutto, però in realtà sono una ragazza molto tranquilla ma molto determinata, questo sicuramente sì. Fin dai tempi del liceo mi sarebbe piaciuto dare vita ad un concorso letterario, visto che di solito ero sempre io quella che partecipava ai concorsi degli altri. Quando sono diventata io la docente, ho detto ma perché non idearne uno mio? L'Uni3 di Cesano Maderno mi ha dato questa possibilità perché non ne avevano mai avuto uno. Per cui ho colto la palla al balzo, ho detto beh, intendiamone uno subito alla fine, no? E la risposta? La risposta è stata molto, sì, io sono stata molto contenta, avevamo sia una sezione narrativa che una sezione poesia, per cui è stato molto molto interessante, non facile, assolutamente non facile, perché poi io ne ero presidente, per cui tra virgolette sì, avevo la parte bella del lavoro ma anche tutta la parte che insomma possiamo immaginare quale possa essere, no? Però diciamo che ho comunque tenuto duro e devo dire che il risultato...
E proseguono il suo concorso? Sì, io adesso purtroppo anche per una mancanza di tempo non sono più riuscita ad essere una loro docente, però quello che mi fa piacere è che l'hanno proprio assunto come progetto e quindi lo porteranno avanti, sì. Tra l'altro dicevano di volerlo estendere anche alle altre sedi comunque in Italia, sarebbe una bella soddisfazione. Sì. Mi fermo un attimo se c'è qualche domanda del pubblico e poi ho ancora un paio di domande io da fare a Giorgia. State attenti alle domande che mi fate perché potrei... Sto scherzando. Eccolo. Però già ho visto che ti sei allontanato. Prima eri in prima fila, adesso dopo quello che ha detto ti sei messo lontano, eh? E già ci giriamo tutti. Sentiamo. Che la gioventù è la bocca della verità, Ma è un libro horror. Guarda, è una domanda molto intelligente in realtà. Per certi versi sì. Allora, se... nei miei sogni, perché in realtà è un sogno che probabilmente non si avvererà mai, nei miei sogni mi piacerebbe un giorno che potesse diventare un film. Io addirittura vado a pensare alla grande. Se dovesse sempre pensare alla grande, questo è ovvio. Se dovesse essere tramutato in un film, probabilmente il grande schermo lo reputerebbe più adatto come horror, più che come thriller psicologico, vedendo poi anche l'andamento del mercato ultimamente a livello cinematografico, quindi sì, avrebbe dei begli spunti a livello di però film. Io ce lo vedo più come thriller psicologico, perché non è che ci siano tanto presenze demoniache, però purtroppo sappiamo che poi quando magari dal libro si passa al film, però magari vengono thriller psicologico, cominciamo a fare facciamo progetti. Io sono la bocca della verità. Sì, peraltro stessa. Ma alla fine la tipa trova il ragazzo. Ascolta, non si può mai raccontare alla fine. La tipa trova i ragazzi è bella. Però. Allora, ti risponderò così. In realtà ce l'ha sempre avuto. Il ragazzo giusto. In realtà. Sì. E questo è il concetto. Infatti, in un certo senso... Cioè, lei... voi non le vedete gli occhi, perché come si sono illuminati... Infatti lei per tutto il libro fa una ricerca dove continua a girare intorno alla stessa cosa, però di fatto comunque in un certo senso l'ha già trovata. E in un certo senso saresti tu? La ragazza del libro? Per molti aspetti sì. Continua. Per molti aspetti sì. Soprattutto per le armi a casa, coltelli, velleità omicida. Sì. Giacca. Bene, direi che possiamo terminare qui, allontanarci in fretta. A me interessa invece capire come sei arrivato a fare quella copertina. Ah, sì, tra l'altro. Allora, ecco, questa... poi ho solo una domanda da farti. Sì, tra l'altro, il disegno su questa parte... Allora, questo rappresenta l'ingresso. In realtà la struttura che è questa cupola, quindi insomma questo ingresso... come dire, che è un po' misterioso, diciamo. L'emblema che si trova sulla porta d'ingresso della cupola, tra l'altro mi onora dire che l'ha disegnato il mio papà, quindi sono molto contenta anche di questo, è un serpente che va a stritolare un cervello. Il fine della cupola è proprio questo, in realtà, togliere completamente il libero arbitrio alle persone nel tentativo, poi alla fine politico-culturale, di indirizzarli verso determinati percorsi prestabiliti. Quindi il simbolo che si trova su questa porta è proprio quello, in realtà. Prego, grazie. Una l'hai fatta. Ah? Ah, dai, va bene. Allora la domanda che resta un po' finale, progetti per il futuro, sia letterari, sì, sia però, adesso diciamo, tanto l'hai messo in biografia, Canori, perché tu Canori. Sì. Sì, esatto. Allora, dal punto di vista dei libri, diciamo puramente così, beh, nel senso, io chiaramente non ho intenzione di fermarmi qui, nel senso, adesso che ho cominciato, adesso che ho preso il via, basta, non mi ferma più nessuno. Quindi avrei intenzione sicuramente di fare un seguito. Per cui io inizio da seguito. Esatto, dalla fine di quello precedente. Per cui insomma avrei sicuramente, tra l'altro al quale sto già più o meno collaborando. E poi abbiamo in previsione comunque con l'editore Morandi un saggio particolare, insomma, che verterà su determinate questioni, per cui
Ecco, presumo che la seconda uscita è un saggio particolare che vedrà su alcune questioni, questo ci lascia la curiosità di sapere quali sono queste questioni. Esatto. Anche lì si tratterà più che altro, però chiaramente a livello saggistico, quindi non sarà ovviamente un'impronta da romanzo, a livello saggistico diciamo che cercherò di mettere insieme quelle che sono le mie competenze, quindi quelle del diritto, della criminologia, anche magari su tessuto, diciamo, della pubblica notizia, certo. Però a livello comunque di saggistica. Così. Canto? Il canto, sì. Se c'è qualcosa, Sì, sì, diciamo che io lo svolgo proprio come lavoro, nel senso anche a livello televisivo, per cui per me è proprio una professione vera e propria. Anche questo è nato in maniera curiosa, nel senso che quando ero un praticante legale a Milano in realtà ero in affitto, per cui la paga del praticante ai tempi era talmente bassa che se mi fossi dovuta mantenere solo con quella non ce l'avrei fatta. Quindi la sera sostanzialmente mi trovavo nei locali, nei ristoranti piuttosto che nei pub e mi esibivo proprio per tirare la fine del mese. Ad un certo punto della mia vita ho capito che in realtà potevo gestirlo davvero a livello professionale come un lavoro. E quindi adesso è, diciamo, una delle mie occupazioni principali. Per cui sì, io sono una cantante d'orchestra più che altro, per cui intrattenimento puro, ballo da sala, mi trovo spesso anche su Antenna 3 comunque per pubblicizzare il mio CD piuttosto che i media. Sei polivo. Sì, lo sono sempre stata. Sì, è sempre stata. Mi è sempre piaciuto fare molte cose. Solo le cose che mi appassionano in me, perché se mi si chiede di fare qualcosa che non mi piace, va bene, non si ottengono risultati, purtroppo. Bene, allora, Giorgia Castanese, la mia fine è già scritta, io mi sono sempre più allontanata, però scherzandoci un pochino. Scherzando, ci vediamo. Vediamo, ok. Speriamo che per oggi sia tranquilla, però già con una lì.